Questo è lo spezzone del sindacato generale di base. Oggi per noi, come SGB, è il battesimo del fuoco, perché è la prima manifestazione dopo la formazione di SGB. Oggi scendiamo in piazza come nuovo sindacato di base. Oggi 18 marzo, sciopero generale del sindacalismo di base. Sono in piazza SGB, USI, SICOBAS e la CUB, contro la guerra di sterminio non dichiarata, contro la distruzione dei diritti inalienabili dei lavoratori e delle lavoratrici. Per la democrazia sui posti di lavoro, contro l'accordo sul testo unico sulla rappresentanza che mira a far entrare in azienda soltanto i sindacati gialli CGL e CISL e UIL. Salvini, vaffanculo! Casa, subito!
subito, casa, 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 subito, nous sommes tout pareil, 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 nous sommes tu parei, lusso, tu parei, lusso, tu parei. Il la matrice di Guamelazzi di Losso e di Sempuar, Savanca. Allora, siamo arrivati al punto che quando andiamo all'ospedale ci dicono di pagare le spese dei medicinali, gli diciamo non ce l'abbiamo e restiamo così, che Dio ci guarirà. Chiudiamo. Grazie. Io ragazzi, se vi allargate un po' possiamo anche, tanto nessuno ci scappa via, siamo qui belli fermi. Allora, uno dei protagonisti di questa manifestazione è stata la comunità del popolo curdo, che è venuta con noi e si è fermata, voglio dire, per protestare. È stato importantissimo che questo corteo fatto di lavoratori, lavoratrici, di lotte, di vertenze, abbia deciso di passare sotto il consolato della Turchia, il consolato di quel paese il cui presidente si chiama Erdogan, quell'Erdogan che incarcera chi lo critica, che reprime chiunque sia di sinistra o sia un sindacato che lotti, quell'Erdogan che sta uccidendo come un criminale com'è il popolo curdo, a raso solo Sisra, a raso solo Sur, sta mettendo in galera chiunque si oppone a lui, sta trasformando la Turchia in una galera. Con questo presidente oggi l'Europa, i governi europei stanno facendo un negozio. Öcalan, libero! Öcalan, libero! Penultimo intervento. Vogliamo ricordare i 15 picchetti di oggi, i blocchi stradali, i tanti nuovi compagni che si sono aggiunti alle sigle sindacali che oggi hanno avuto il coraggio di lanciare questa sfida e di far vedere che siamo in grado di fare e di mettere in atto l'unica arma che abbiamo, che è quella dello sciopero, che è quella di dire no, che è quella di dire che noi possiamo fare a meno dei padroni, mentre i padroni non possono fare a meno di noi, e oggi come in altre occasioni l'hanno sentito. E per rispondere all'appello del rifugiato e dei tanti rifugiati che purtroppo le guerre che questo Occidente sta preparando e sta armando con i soldi che vengono sottratti agli operai per generare nuova fame, per generare nuovi schiavi, possono contare solo sul movimento dei lavoratori, i nostri fratelli di Lodi e tutti quelli che arrivano in questo paese spinti dalla fame e dalla guerra. Non possono contare sulla democrazia, non possono contare sulle leggi, non possono contare sul potere borghese, non possono contare su una giustizia che non c'è, possono solo contare sulla classe lavoratrice se saprà mettere in atto una parola d'ordine che era dentro questa manifestazione: lavorare meno e lavorare tutti, il posto di lavoro c'è per tutti. Né gialli né rossi, siamo quattro continenti, uomini e donne liberi, con o senza barba, con credo diverso e
un'idea diversa, uniti nella lotta, uniti a dire basta, basta a questi governi che cercano sempre di dividerci, di fare in modo di avere gli accordi con i sindacati venduti, confederali, e fare gli accordi al peggio per noi, al bene per loro, loro si arricchiscono e noi non abbiamo più niente. Noi chiediamo soltanto solamente il rispetto della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra. Non dobbiamo armarci, non dobbiamo mandare i nostri uomini e le nostre donne a morire per una pace finta, travestita da pace, e invece è una guerra. Da quando sono entrati in Iraq, in Libia, non hanno fatto niente altro che distruzione, solamente morti. L'ISIS non è niente altro che una loro invenzione. Non è mai stato uno Stato, non sono dei musulmani. Un musulmano non uccide mai nessuno. Uno Stato islamico non ha mai nato nella storia fra l'Iraq e la Siria. Questa qua sono invenzioni della stampa e dei governanti corrotti che l'hanno creati. Noi dobbiamo dire no alla guerra, no alla loro guerra. Ricordiamo ai nostri politicanti che noi la Costituzione la conosciamo e la rispettiamo. Loro no, sono abusivi. Se c'è discriminazione fra immigrati italiani, c'è potere al padrone. Noi da oggi dobbiamo imparare a dire, le operai, non più immigrato, non più italiano, siamo tutti quanti della stessa barca, solo che noi regniamo e loro comandano e godono il frutto. Ora di dire basta, la nostra lotta è per il diritto, per la dignità, per la libertà. Questi cosi qua sono fondamentali, sono diritti riconosciuti a tutto il mondo. Noi dobbiamo continuare a lottare, oggi è un'altra partenza.